per uno, mi pare. Ah, eccoci, ciao, ciao, benvenuti tutti gli amici di Ale che seguiranno questa live e poi sicuramente il voto su YouTube. Ciao, vi saluto. Sono bene, madonna come sei armato, fai paura. E come si toglie l'arma? Allora, con L3, mi pare. Ah, ti ricordi L1? L1 viene... Ah, ecco, sì, la ruota. La ruota delle armi. E poi con L1 sposti negli strumenti, ecco cosa serviva. Per tirare la granata? Era la freccia. La freccia. Allora, la freccia in giù, tiri il sasso. Esatto. Freccia destra, niente. La freccia in su, freccia in su, una granata, ok. Ecco, la freccia in su invece la granata che hai selezionato. No, la freccia in su è il telecomando, il binocolo, sì. E invece freccia a destra credo sia granata, però la devi selezionare prima nel menu L1. L'ho selezionata? Lo vedi che in basso poi quando la selezioni c'hai l'energia, gli scudi e c'è anche 4 granate. Devi selezionare se dinamite, granate. E secondo me freccia una freccia a destra, freccia a sinistra. No? Aspetta che ne uso una. No. Ma non la tiri tu? No, aspetta, ci provo io. Non trovo. Ah no, quella si sta muovendo, Boomer. Allora era quadrato? Ecco. No. L1? R1? Ho paura, eh. Sì, il tasto, guarda, l'ho tirata, sta attento, lì davanti. Col tasto R2 spari, col tasto in alto R1 lanci la granata selezionata. Okay, ecco. Perfetto, allora, mamma mia, non mi ricordo niente. Mappa. Ah, qua c'è il Cristo sopra la collina. Ci guarda. Sì, non ci siamo mai andati a esplorare quella zona. Guarda, cazzo. Ale, in alto, se sei sulla mappa, c'è tassidermia Puccettina. Sì, Puccettina è un altro, tipo il cane Boomer, che possiamo prendere, che credo che sia un ghepardo. Ciao Gabri, è arrivato. E Puccettina è un altro, al posto del cane, è uno di... Cioè, possiamo prendere durante il gioco Puccettina, l'orso, il... Come si chiama? Il cocaine orso? Il Boomer, il cane? Vabbè, allora, Puccettina. Qui non mi ricordo, stazione di servizio. Ma Jacopo, ma non siamo mai andati su Angel's Peak, cioè il picco dell'angelo. Non vogliamo andare a fare casino lì? Sì, casino, via. Cioè, non so, c'è un... Ok, per quella strada lì bisogna... Poi guarda che c'è anche Residenza Chan. Dobbiamo seguire tutta la strada. Sì, vabbè, seguiamo la strada, poi dove siamo noi? Siamo lì? Troviamo un mezzo. Ok, bisogna arrivare al ponte, girare a sinistra e poi seguire la strada. Ok, cerchiamo un mezzo. Come si cambia l'arma? Come si fa imposta destinazione? Non mi ricordo come si fa resistenza. Se vai nella mappa puoi levare o mettere le destinazioni. Ora dobbiamo trovare un mezzo. Dai, vabbè, diamo un'occhiata, va. Per togliere l'arma, mi sa che... non so. Devi mettere le mani. Cioè andare sui tubi e poi selezionare destra-destra le mani. Ah, sulle armi quelli da mischia e selezionare le mani. Esatto, esatto. Eh sì, e poi c'è le mani. Ok. Ah, qua c'è No, non ci teniamo le armi. Oh, guarda qui il sangue, Ale, che cacchio avevamo combinato. Oh madonna, che cazzo c'è qua? Guarda, c'è Boomer che ha fiutato qualcosa. Stanno usando per terra, è ringhia. Ma c'è il furgone crivellato di colpi qua. Sta ringhiando Boomer. E annusa per terra, lo sto seguendo. Avrà trovato un tartufo. Ah, c'è un animale. Ho capito, niente, c'è un uccello. Ha trovato un'oca, che cazzo fa Boomer? Va a caccia. Ah, che bello, c'è giù nel fiume c'era un'oca. Il cane da caccia. Vabbè, tu stai andando giù di lì? Ok. Ah, guarda, il cane mio e tuo si poteva chiamare solo Boomer. Esatto. Ok. Allora, crivellato di colpi. Madonna, me lo ricordo. Oh, quando passa una macchina spariamogli. C'è un cadavere allora. C'è. Ce n'è due. Oh. Ok,
quindi passano la. Prendi il cecchino, ci prendiamo quella macchina lì. Ce l'abbiamo la macchina, eh? Bene. Guarda che dietro la macchina, quella del tizio lì, c'è. C'è uno che è sceso, non credo di averlo colpito. Stai attento, c'è un nemico. Sento dei rumori. Madonna, che rumore era di metallo. No, ma il nemico non lo vedo. E niente, è sceso. Ma l'ha ammazzato. L'ho ammazzato col cecchino, sì, vabbè, dai. E saccheggia, non lo fa? Vai. No, che cazzo ho fatto? Ho preso il fucile, quello che non volevo piangere. Dove cazzo è andato il fucile? Ah, no. Torna indietro. Esci dal vetro. Che stai a fare? Dov'è il fucile? No, quelli sono amici, sono amici. Non mi ricordo come si fa a verificare amici o no, eh. No, i nemici li vedi che hanno il triangolo rosso sulla testa, no, e comunque c'hanno... lì sotto il fucile, bisogna che sposta la macchina. Sposta. Oh, questa manovra con SnowRun non la puoi fare, minchia. Freccia in su, spegni la radio. Ok. Non ne potevo più. Vai. Prova ad accelerare. Ah, oh, bravo. Ancora, vai indietro. Tenta boomer! Eccolo qua il fucile a pompa. Voglio il fucile. Ok, gira dietro di noi la strada. Ok, sempre dritto. Dritto qui? Sì. Minchia, oh, come... Mi viene addosso. Ma chi è? I nemici. Ho sbagliato, aspetta. È giusta qua la strada? Madonna quanto è lontana. Sì, è questa. No, sono sceso dalla macchina. Scusa, mi sono lanciato dalla macchina, fermati. È perché... grande, derrapatone. È perché ho schiacciato quadrato tenendolo schiacciato per caricare. Invece era esci dalla macchina. Quello è PUBG. Carica. È quadrato una volta sola. No, dall'altra parte. Ok, sì. Dritto qui. Sì, sempre dritto, poi facciamo il ponte. Dov'è il Cristo qui sopra? Oh cazzo, no, ho sbagliato. Cioè, sì, si può andare dentro. No, è giù. Ma che è? No, il Gaudio, fermati. Liberiamo. No, ho colpito la testa all'ostaggio! Madonna, mi ha messo a terra! Ma non gliela fa, da vicino col pompa gli fa... No. No, quella lì è VIP. È VIP? Sì, quella che c'ha la corona sopra è VIP. Se ho capito, te puoi essere VIP o quanto te pare, con tre fucili a pompa, porca troia. Oh, meno male, gli avevo tirato un colpo secco alla testa. Sì, però... Mica, guarda come parli male, ti ho colpito la testa. Deve essere salvata. E quindi? Parla? Sono Xander Flynn. Io e la mia Addy siamo stati attaccati al porticciolo da quella setta di psicopatici pseudo-hipster. Sono rimasto lo so. Attacco e mi sono perso. Non so neanche come sono finito qui, non lo so. Sono un mago della tastiera e faccio degli smoothie da paura. Ma nella foresta... Cazzo fai? Non niente. Devi aiutarci. Ascolta. Il porticciolo di Adi, vedi? Il porticciolo. Tutto quello che devi fare, devi sbrigarti. Ok, ci abbiamo forse su una nuova missione sul porticciolo. Saccheggia. Cosa c'è dentro? Qua? Del par. Guardale. Hai fatto? Quale cartello?
No, tu ti vedi a te, io mi vedo a me. Oh! Attento. T'hanno visto? Sì, però. Ok, no, no, no. Dai. Diamo Sarà un'occhiata lui se... stamattina. Guarda, guarda qua c'è un fucile, delle cartucce. Ma Passa no, chi è prendi, successo? cazzo, ho Per sbagliato... No, te ce l'hai? fermati, Cosa fermati. Ho è successo? Fermati qua. sbagliato... Ah no, pensavo di aver cambiato il... Volevo aprire la porta, invece mi ha fatto raccogliere... Basta. Ma oh, che cazzarola! Anche C'era la fucile. Sì, non c'ho le parole stasera. La televisione che a parlava. me. Scusa, che cos'è questo? Prendi una bottiglia di alcol? Ah, l'alcol Se serve vuoi assaggiare le sue per fare... Ma verdure, che bell'hamburger! Hai fatti un mangiato bagno te, di Ale? sole. Sì, ma solamente un po' di pasta che era da ieri. Ecco, bravo. Io sono tutto pieno. Anche io tutto pieno. Mica in sto gioco siamo... Siamo troppo pieni. Sono troppi. Oh, Dai, via. c'è un foglio. Leggi. Al porticciolo c'è una signora in pericolo e non posso aiutarla da solo. Quindi se leggi questa nota, andate a salvare Adelaide e vi pagherò con una fornitura vitalizia di smoothie e olio bronzante. Vabbè, grande. Oh, bello, Beh, abbronzante. allora, non si può non Come facciamo a andare. dire di no? Andiamo da Adelaide. Allora, aspetta, aspetta. Dov'è il porto? Perché noi non è di strada, eh? Guarda un po' sulla mappa se vedi sta roba lì. Ah, nelle missioni bisogna guardare. Missione principale. Missioni secondarie. Non so Arustar, l'accendini. l'avete riconosciuta la voce di quel personaggio? No. Ciao Duma, innanzitutto. Ciao Duma! Porticciolo No. di... Maurizio, dai, è vero, Maurizio Merluzzo. Adesso come ci hai fatto pensare? Grande. È uno youtuber, cioè è un doppiatore e dopo, grazie a YouTube, l'abbiamo conosciuto. Vero Duma, anche tu, vero? Grazie a YouTube. Allora, Jacopo, il porticciolo di... Sì, intanto riparo la macchina. Il porticciolo di Drubman è lungo questa strada andando avanti. Cioè, è praticamente contrassegnato con una croce. Dov'è che È un avamposto da liberare. È uno di è? quelli non Eccoci! grandi. L'ho segnato Siamo sulla tutti mappa. Vabbè, Adelaide al porticciolo! Sì, c'è Adelaide. Vabbè, dai, qua andiamoci, andiamo dai. sul Cristo. Ah, vabbè, Andiamo sul... andiamo. No, 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 allora andiamo prima sul Cristo, tanto già Sì, lo cambiamo succederanno... sempre. Infatti, hai ragione, aspetta che levo... Devo levare la mappa. Ok, vai. Dove vado, a destra? Sì, a destra. Oh, porca troia. Ci hanno riconosciuto. Strano. Ci inseguono, cazzo. Belle le aquile. Oh, ma c'era gente lungo la strada, e quando tu vedi situazioni... Sono Ma che ci sta a inseguire quello? sceso, cazzo! Bravo, l'hai messo sotto! Dai, 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 è un prepper questo. Parla. Gira voce che un gruppo di Ci dà Cougar un sia stato nuovo, intelligente ecco. a Raptor Peak. Si dice che li Un può gruppo di incontrare alle Cougars. ore di osservazione. Allora, le sentinelle, ci abbiamo un nuovo punto di Occhio che c'è quello lì. prepper. Oh, Basta con gli porco. scherzi. Chi è? Chi è? Quella. Madonna, sono quelli fatti di Gaudio. Guarda che alce laggiù! Guarda che alce! L'aquila! Attento, Velocissima. arriva alle scorte, Oh, arriva l'alce, Are, aiuto! eh! L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso! Dimmi che no! Oh cazzo, Togliamo c'è la T-Rex. l'orso! No, è No, il l'alce! cocaine orso. Ah no, quella ce l'ho uccisa. Belle Ma no, l'alce. cazzo, gli ho sparato una rafficata di merda, di Uzi e al camionista l'ho preso, ma non l'ho ucciso. Va a prendere l'alce, Saccheggia l'alce, oh. Madonna, sai che in sto gioco non si riesce a fare una cosa sola. Ale. Dove sei? Ah, ma sei lì.
Boomer, andiamo. Aspetta, aspetta un attimo che sale dietro. Sale dietro? No, no. Boomer, ecco, stai fermo, vediamo. Vieni, Boomer. Niente, vai, 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 Boomer arriverà, che cazzo, c'ha quattro gambe. Adesso io arrivo in cima, qualsiasi cosa succede. Sì, sì, sì. Vado sempre dritto? Sto guardando la mappa, secondo me devi girare a destra, era. Devi Quando? Girare a destra, prima, prima. A destra, a sinistra. Una piccola deviazione. Sì, la prima a sinistra. Qui. Sì. Che cazzo c'era? Oh, 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 oh. Un pepper! Porca troia. Perché hai preso Ma di qua? Ma dov'è Gesù? Ma non è qua, non è, torna indietro. Comunque qua c'è una cosa da scoprire. Amplopitesse rupestris. Vieni qua, vieni qua. Torna indietro e rifai la stessa stradina che stavi facendo adesso. Vai su, vai su. Dove, ecco qua, su di qua. Vedi che c'è segnato... perché ho guardato la mappa, c'è quella roba lì da scoprire. Non so che cazzo è, un pesce. Wow! Minchia, che frenata giusta. Vedi, lì c'è il cartello che in questo lago si può pescare un tipo di pesce particolare. Parla. Secondo me ci sono pesci migliori delle trote. Ho capito. Ma i salmoni. Ogni mia opinione conti, dovrei spiegarti perché io so, senza ombra di dubbio, che il mondo esterno al mio cervello esiste veramente. Ma che cazzo dice? Altrimenti nessuna opinione avremo. Che cazzo d'animale è quello? Quale sta arrivando qualcosa di strano? Oh madonna, un puma! Non ce la farò. C'è qualcosa. Occhio, che boomer. Ecco che mi attacca. È ferito, è ferito. Chi è che vuole una mano qua? Oh, c'è il puma ancora, attento, eh. Er puma? Ma porco cazzo, è andato di là, via. Adesso torna, sai lo stronzo? Sì. Eh sì, perché... Vabbè. Lasciamolo per. Visto, ma hai visto che è passato di qua dal fiume? Sì. Ok, comunque se devi comprare qualcosa possiamo parlare con il tizio lì, il pescatore, ci fa il negozio. Claudio. Ok, munizioni, io mi faccio il pieno di munizioni, $300. 330. E poi posso vendere tutti gli oggetti, 4000. Vendigli la roba, la pelle, la cosa. Ma qua guarda che c'è una grotta, mi sai. Ma dai, vendi tutto 4000. Guarda che fai roccia. C'è una grotta, Ale, qua. Ci sono anche degli ubriaconi. Madonna, andiamo nella grotta? Sono solo bottiglie rotte, non so. No, lì è da trovare i tesori. Abbiamo trovato un punto tratto. Sì. Buono. Bravo Jacopo. C'è nient'altro. Minchia, è sempre incazzato. Wow, wow, che pesci! È gialli, eh. Madonna, è vero. Sta arrivando il puma. C'è il puma. Porco cazzo. Mi sta a fa male. Guarda che bastardo sto puma. Sta che ci ha ammazzato un prepper.
No, vabbè, questo era Bastardo. Te l'ho detto che ritornava. È morto? Vabbè, saccheggiamolo. Ci ha lasciato la Sputerei. canna. Volendo, ci abbiamo la canna. Ah, lo sai che poi per i pesci più impegnativi bisogna comprare la canna di livello 2 e poi c'è quella di livello 3? Dai, che ne so. Eh sì, è un po' come in Red Dead. Ma hai visto che là c'è il Gaudio, cazzo? Non l'ho avuto fino ad ora. Dai, andiamo da Gesù. Madonna, che belli sti posti. Andiamo. Lo devi evitare. Ok, torna indietro da quella stradina lì, scendi giù sulla sterrata. E poi prendi a sinistra. Ecco, devo Adesso? levare. È a sinistra, a sinistra. Prendi a sinistra, t'avevo detto. Ok, poi segui questa strada andando sempre dritto. E dovremmo arrivare dritto, 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 dritto. Ok. Oh, un pepper, fermati! Ok, sono sceso io, perché ho Sì, io sto tempo ucciso. sotto la gente. Bravo. Santissimo! Dai, parla. No, è in combattimento. Dov'è? Chi è che è Ah, ancora eccolo preso? là. Ok, Aiuto! ora gli Mai posso sentito parlare. parlare di Spa Radon? Anni fa andavano di moda tra le cure naturali. Ce n'è una vecchia non lontano da qui. La setta la sta usando come magazzino per droga e armi. Buono, effetti collaterali. Abbiamo trovato un altro punto prepper, eh? Perfetto, ce l'abbiamo sulla mappa. Hai trovato un altro? Quando trovi i personaggi con il diamante sulla testa, li salvi e poi gli chiedi le informazioni. Loro ti visualizzano sulla mappa, ti raccontano la storia dove c'è un punto dove andare a recuperare tesori e roba da prepper. Ok. Siamo tutti sotto tre, Grande. Ok, eh? Vado, eh? sempre dritto. Ah! Sì, tu vai dritto, peccato. Qua sopra di noi c'era un punto. Ecco, sotto, 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 sotto! Piglialo! L'orso! Sparamo? Io gli ho tirato. Ecco qua, vedi anche questo c'ha il simbolo del. Tu difendimi! Oh! Madonna! Madonna! Minchia! L'ammazzata? No, no, ci dava delle indicazioni da prepper. Minchia, che mondo difficile. Ci ha preso sotto. E io ho saltato, sono riuscito a saltare. Porca troia! Mamma mia, ok, sempre dritto. Che cacchio, cos'era? Non lo so. Proseguo, per la strada Sì, io. sempre dritto. C'è una bella chiesetta lì sopra. Ah, qua credo che dovremmo far saltare per aria la roba che c'è là sopra, quella chiesetta. Vai su. Scendiamo. C'è uno con la corona? Sì. Presa la testa, cazzo. Due colpi alla testa è andata. Ok, anche questa Ho parla. sentito che la setta sta portando molte risorse nella miniera di zolfo.
Non so cosa ci nascondono, se Vai. Droga o armi, ma so che il posto è molto importante per loro. Bene. La tomba dell'angelo, siamo già a 3 zone prepper. Ottimo. Tiro una granata qui? Sì, sì. Salvatemi! Aspetta, aspetta, saccheggia. No, è quella a tempo. C'è Fate! Eccola qua. La signorina? Sì, è dietro di te. Non ti avvicinare troppo, che sparisci. Dietro di te, qua. Verso di me. Non la vedi? Verso di me, verso di me. Verso di me. Vieni verso di me. Ma guardami sul radar, cioè girati attorno, mi vedi, non in trasparenza. Ah, ecco. Cioè, le animazioni sono incredibili. Oh, l'aquila! Oh, l'aquila! Attenzione! Oh! Ma che cazzo? L'ho visto! E sei sicuro? E buonanotte. Ora ti saccheggio. Ci abbiamo anche il quad, ma possiamo andare su con la macchina. Ah, ecco perché, non te... perché ho messo le cuffie al contrario. Ma porco cazzo, non ci credo. Grande. Ecco. Adesso è meglio. Il bisonte! Voglio il bisonte, l'abbiamo già preso il bisonte. Che bestia, oh. Tossissimo. Voglio quel bisonte lì. Ah, l'ho preso finalmente. Madonna, gli sta... Aiuto. Sono finito di sotto. Che stai a fa? Sono finito di sotto per via il bisonte. Jacopo, Jacopo, c'è il bisonte sulla strada che ti sta aspettando. Lo so, ma io l'ho preso sotto 3 volte perché... Allora, lascia per terra il quad, vieni a piedi che prendiamo la macchina. Tanto io vendo gli oggetti, pelle d'orso, bisonte, 200. Vai, bisonte. E 150 no, di munizioni. No, no, sotto. Vai, Ale, c'è il bisonte da piano. Pelle di bisonte. Vuoi? Ma ne ha ucciso un altro o è quello che ho ucciso io prima? Ah, no, io lo sapevo che l'hai ucciso. Io non ci avevo contro un altro, stavo... Ma dove sei? Qui sotto. E non se la fa manco risalire. Non ci riesci? No, mi sta di no. Com'è, com'è? Grande. Vai. Com'era il freno a mano? Tondo. Triangolo, il tondo? Ah, freno a mano tondo, ok. Mamma mia, c'ho paura.
C'è un no, c'ho tutto. Hai visto qua? C'è un baule. Anche le granate ci sono qua. Ah, ma lì sicuramente sarà una zona presidiata. Sì, sente la musica. Oh, ma non so se riusciamo. C'è l'uomo cornuto qua. Oh, cazzo. Camminiamo bassi. C'è la messa, Ale. Chi c'è? È la messa. Oh, eccolo, eh. Dove? Vai, Ale, tu c'è il silenziatore, vero? È sul cecchino, sì. Vado? Ce l'ho pure io, mi sa, fammelo provare a me, eh. Minchia, ce l'ho proprio il pallino sulla testa. Buono. Allora, quello è lassù. Ricarica, eh. Vai sempre 4-4 così non facciamo rumore. Minchia, che posto inquietante. Buono, Boomer. Ha fiutato qualcosa, Boomer. Qui c'è gente. Ah, gli fanno portare la croce, guarda. Guarda che roba. No. Ma non c'è nessun altro qua. Aspetta, facciamo il giro da dietro, non da qua. Vieni, vieni. No, però... No, vedo solamente... Salire perché c'è una corda. Li ho visti! Quanti ce n'è? Si sono materializzati adesso. Forse si è avviata la missione. Guarda quanto è alto! Madonna... Mamma mia, che scenografia. Ti ricordi le bombe? R1, eh? Selezionati le granate. Io ce l'ho selezionate? Sì. Ah, non ci siamo presi il giubbotto antiproiettile da quello al fiume. Madonna, come siamo alti. Jacopo, vieni qua. Guarda lì lanciarsi con la tuta alare. Oh, guarda quella roba, Ale. Lanciarazzi. Bravo. C'ho un'idea. Orca troia. Dai, lo posi lì il fucile, sì. Allora, calma, eh. Non tirarlo giù. Cosa facciamo? Ci mettiamo in un punto, io sparo al centro e poi assalto totale. Ok, allora vieni qua, lo so io dov'è. Eravamo dall'altra parte, sulla roccia da dove siamo arrivati. Minchia, c'è del gaudio lì. Ho sentito gli effetti, sì. Ma di qua non li vediamo, mi sa, ancora, eh? No. Sono belli nascosti, allora. Era meglio dove eravamo prima. Però neanche di là li vedevamo. Sì, si vedevano a un certo punto. Dove ero io? Oh, ne vedo, lì c'è altra gente. Quello però è da solo, quello lo famo fuori da... Sì, quello lo fa... me ne occupo solo. Io, sì. Tutti noi abbiamo cercato affetto e amicizia. Ma abbiamo trovato soltanto parole d'odio. Ok, preso. Ok, qua possiamo proseguire allora.
Andiamo avanti? Ok. Qua, qua, qua. Ok, ok, vieni dove sono io, Jacopo, che sei più distante si vede meglio. Mettiti qua, qua dietro, magari sali lì. Vivevamo i giorni e le notti nel calore della nostra. Ecco, 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 da sono qua vieni. Io. Sono. Allora, a chi spari tu? Tu spari quelli a destra. No, c'è un civile però. Non sparare verso civile, spara. Allora il civile si sta pregando. Aspetta un attimo a vedere se. Ah, ma ce n'è anche uno in mezzo. Io sparo verso quello là. Allora, scusa, ma ce n'è uno più pericoloso. Vedi che è quello con la corona, è quello più duro a morire. Ma è quello che c'ha il civile. E allora dobbiamo salvare i due civili. Allora dobbiamo fare. Allora, io sparo la testa. Bravo, te spari la testa della corona e io sparo quello sulle tribune, sparo verso lì. Esatto, però quello con la corona non muore con un colpo solo, preparati, Ok. Tu spara a quello in cima con la mano in alto. Subito dopo che hai sparato te? No, ci diamo 1, 2, 3 e poi spariamo 1, 2, 3, boom, ok? Vai. 1, 2, 3, boom. Porca troia! Tutti! No, si è salvato questo! Cazzo, no! Madonna, che potenza che c'ha avuto! Porca troia! Io ho sparato sulle tribune, Però uno l'abbiamo salvato, dov'è? Sì. Dove è andato? È fuggito, ha detto porca troia! Sì! Non ci credo, porca troia! Madonna, che esplosivo! Madonna, che potenza! Mi piace questo. Questo è morto purtroppo. Ha colpito qui, capito, il razzo, ma l'esplosione ha fatto un casino. Ma scusa, quanti corpi ci devono essere di nemici? Uno? E gli altri sono schizzati non so dove. Eccolo qua, saccheggia. Due. Poi c'è il terzo qua. Eccolo qua, uno è finito lì. Guarda. Dov'è? Qua. Ah, quello che era sulla tribuna. Sì. Che volo. Ma grande. Io non vedo l'ora di andare su. Da dentro, Ma dai, dimmi che si può entrare. C'è una porta qua. Qua c'è la roba, Ale. No, io. C'ho tutto. Ma però tutte queste munizioni. Ma però si dice. Tutte queste munizioni. Vedi, questa è una porta. Forse non verrà aperta adesso. Che è per entrare dentro a Gesù. No, cacchio. Ma noi con un elicottero non potremmo andare a volare lassù? Sicuramente, ma tanto sta porta ci avrà un motivo, vedi, per fare una missione tipo. Sicuro. C'è una corda, vedi? Su in cima proprio. Ah, sì, per scendere. No, bello. No, stufato sta. Prova a sparare con lanciarazzi, tanto c'hai emozioni. Occhio, Ale. non credo. Purtroppo. Niente. Madonna, ti fa rinculo pure. Blindata. E niente, dobbiamo andare via. Niente, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Liberare questa zona qua. E se ce ne andassimo con la tutelare da qua, Jacopo, guarda. Come
come si fa a posizionare tutta l'area? Sì, sì, arrivo, ho capito. C'era cerchio, L1, R1, boh. Allora vai, siccome l'hai detto te, te butti prima allora. Allora. Boomer? Boomer? Allora, lo vedi là davanti a Boomer, va a piedi. Lo vedi là davanti da noi, 1,8 km, c'è l'avamposto, del il porticciolo di Gertrude. Sì. Andiamo Gertrude. Là. Dai. Oh, io non mi ricordo, ricordati che c'è differenza tra tenere schiacciato e schiacciare una volta, che era già successo che si morisse. Sì. Minchia, c'ho paura, non mi ricordo R1, L1, vabbè, vado. Aio. Paracadute. No, c'erano le rocce qua sotto. Paracadute? Sono morto. Io no, allora non devo morire. Aspetta, sono dietro a Boomer, 18, 17, rimani fermo. Fermo? Ecco, sono dietro a te. 12, 11. No, no, no! Ma, no, non morire! Mi sono gettato da poco, non era tanto alto. Ma non dovevi gettarti! Ma non mi sono gettato, scendevo la collina, poi sono scivolato. Ma non dovevi aspettare 10 secondi. E quindi adesso... Ma perché Boomer te curava? No, c'era il conto alla rovescia, poi mi rigeneravo lì. Adesso che succede? Arrivano! Non arrivano più. C'è dei soldi qui dentro. Questo è un amico, questo è un amico. C'è munizioni, soldi qui dentro. Aspetta, aspetta, che saccheggio loro. La macchina fotografica per te, Nostalgia dei tempi andati, recupera tutti i fumetti. Ho trovato un fumetto. Ma grande, grandissimo. Dov'era il fumetto? Sopra il letto. Sul divano? Sopra il letto, con qui. Qui c'è da prendere i soldi. Ma ci sono le munizioni. Ma non ho capito, hai detto sopra il letto. Sopra il letto, no, l'hai già preso tu. Sì, sì, probabilmente te l'ha data a te. Tanto è una missione... 4 su 12. Scusa, fammi vedere dov'è la missione dei fumetti. Così guardo. Missioni secondarie. No, vai, levate da lì! Porca troia! Minchia, sono uscito dal menu e sono corso via. Che cazzo hai fatto? Hai tirato la bomba! Allora, fammi vedere. Dove sono le missioni secondarie? Allora, scorta da prepper. Avamposto della setta. Porticciolo Drubman. Ma scusa un attimo. Quello dovevamo da noi, no? Sì, ma dove sono le missioni fumetti? Non solo accendini, non stangete, avete... Sì, l'ho vista adesso. Recupero i fumetti 4 su 12. Gli accendini sono 3. Va bene, qua c'è un foglio da leggere. Grazie per aver dato a lettere mille menti riguardo il rumore proveniente del cantiere di Eden's Gate. Una delle vostre rappresentanti ha anche detto... va bene. Ma sono loro lì fuori. E i cattivi. Sì, guarda, c'è gente... Ecco, non c'è più. Vabbè, andiamo a liberare un posto, il primo. Teniamoci tutti pronti! Sì, andiamo a quelli... Andiamo al porto. Quello di... che ci ha dato la missione. Ok, c'è un altro bisonte. Questo è rimasto incastrato qua. Voglio saccheggiarlo, ma non riesco. Ecco, saccheggia, ok. È buttato fuori strada l'amico. Cosa ha fatto? È buttato fuori strada l'amico. Vabbè, basta che non... se non sei incazzato, va bene. Arriva il nemico. Aiuto! Oh merda, troppi nemici, cazzo. Dov'è?
Minchia, siamo come gli avvoltoi, che come uccidiamo uno subito. Gnam 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 gnam. Oh, no, il cane! Sulla destra, Ale, sulla mica del... Ha fatto sangue. Andiamo. Dobbiamo andare all'avamposto allora. Hai tirato sotto Boomer, aspetta. È ferito Boomer? No, 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 è a posto, andiamo. Va bene, ah, aspetta, fermati, fermati. Dobbiamo liberare gli ostaggi. Ho visto l'icona. Sono morti. Ho aperto. Mi spiace, sono morti. Mi spiace, signor ostaggio. Signori, e due ne abbiamo ammazzati. Dove andrà? Devo guardare la mappa. Allora, dove cacchio era il porticciolo? Eccolo qua, eccolo qua. Questo. Madonna, quanta gente. Bisogna scendere. Dove vai? Che è successo? Ah, bene. No, l'hanno ucciso. Mi stanno a far culo pure a me. Ah, ma quello è ancora vivo. Sei un uomo... Spero che sa che sta a tirare le aquile. No, peccato, potevamo salvarla. Dovremmo metterci con la macchina che protegge... C'è un prepper. E vieni qua, che devo parlarti. Non credere, caricato sul furgone. Ci ha mandato le macchine del suo bunker. Ecco, ecco un altro. La roba che possiamo usare contro la setta. È chiuso a chiave da dentro, ma dice che ci si può entrare dall'acqua. Non posso, ci rimane. Ci si può entrare dall'acqua, eh? Naufragio. C'è un punto sulla mappa. Ale, non so perché. Puoi venire a vedere un attimo. Prendi a mano. C'è un rumore strano. Dietro. Boh, la macchina è accesa. Ma dietro non vedi niente? No. Si muovono solo. Ma che è? Ma vedi che non cammina la macchina? Ecco, sì. Adesso si entra tutto insieme. Dai, ok. Dobbiamo andare indietro, credo. Devo scendere allora... da qui. Sì, sì, dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare in giù. Torna indietro. Ma no! No, torna indietro! Torna indietro! Capito, adesso bisogna che mi giro. Ale, bisogna che mi guidi allora, oramai va bene di qua. Ho messo sulla mappa questo, così tagliamo, perché ecco. Buono. Ah, ma ci sparano! C'è un sì. Abbiamo un camion, una motrice dietro! Orcazzoccola! L'ho ucciso, l'ho ucciso! Sembrava Terminator! Quando veniva inseguito dalla motrice! Boom! C'era anche un ghiottone.
Dillo a me. Ecco, ecco. Porca, non l'hai visto che c'aveva il sì. Lanciafiamme. Esci dalla macchina, esci dalla macchina. Riparala. Occhio bisonti, Ale. Oh, un bisonte ci ha ucciso un nemico, grande. Sì. E ne sta andando a uccidere altri. Riesci a riparare la macchina? Era quasi arrivata. Qua c'è il lanciafiamme, se ti interessa. Oh, arriva qualcuno, Ale. No, il camion. Ok. Va bene, cosa facciamo? Guarda, prendiamo... Guarda come sono stati bruciati tutti, Ale. Ma stanno ancora bruciando, io lo vedo ancora che brucia. Madonna! C'è lo scheletro con la tibia che esce. Pulizzati. Non ci credo. Ma qui potremmo sequestrare le macchine, Ale, con questo. Sì. Guarda dietro. C'è uno qui, Ale. Guarda dietro sul rimorchio. Grande. Attenzione, puzzole, c'è Fate. Oh, c'è da ritirare su Boomer, Ale. Va a tirare su Boomer. Oh, povero Boomer. Vai, Boomerino. Vai. Ah, rallenta qua, rallenta. Ho visto... Sono nemici! La casa! Che la butti giù! Ma lui ci avevamo già parlato, sai, questo. Credo che se i Seed seguissero una dieta equilibrata e nutriente, non sarebbero diventati... Ci siamo già passati qua. Sì. Era lui, quello lì, quello che gli ho sparato in testa e che parla in modo strano adesso. Adesso? Parla, vedi che parlava un po' lento. No, ci hanno fregato il camion. No, è qua il camion, cazzo, mica, come sei apprensivo. Maledetti. Maledetti. Tipo di lubrificante, di che cazzo parla? Attento a sinistra, a destra, c'è gente, nemico. No! C'era da salvare, torna indietro. No, l'hai ucciso. Porca troia. Vabbè, uccidiamo quei due. Minchia, che azione! Aspetta, sono sceso! Ah, mi hai messo solo! Aspetta, che io devo anche poi pian piano... rifornirmi di... soldi e di roba. Minchia, guarda che c'è il camion sui binari, Sei al treno. Merda, nasconditi, arriva altra gente. Io volevo parlare col prepper. Questo ci aspetta. I lupi e li preparano a diventare giudici. Avranno molta attrezzatura. Prendiamo quel che possiamo. Bene, controllo degli animali, nuova scorta da prepper. Mica, oggi abbiamo svelato un sacco di scorte prepper. Chi stai a mirare? Niente, così provavo. Ok. Mica, vedi? Che anche a te t'è presa la cosa dei camion. Ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi.
Le aquile. Cioè, dobbiamo liberare uno. No, la, vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto. Va tanto. Ce n'è così tanti da liberare. Fermati. A destra. Torna indietro dietro di te. Scendi giù dal ponte a sinistra. No, torna indietro. È sotto il ponte a sinistra. Dove c'è il cartello giallo. Cazzo, ci ho visto. Ma non ci credo. È cambiato. Devo vederlo nella live. Qua sotto c'era della roba. Ah, c'era una persona, un prepper. Ma è sparita. Ma è incredibile. Vabbè, evidentemente il gioco, quando ti allontani, passi o fai cose, poi spariscono gli omini. Sparista. Bello, monti al volo. Da tempo l'ho riparato. Bravo. Entra qua nella zona di servizio. Secondo me è una missione qua. È uno che spara e... è un nostro amico. Parcheggio. Tutto a posto? Teniamoci pronti a tutto. Oh, vieni qua che c'è un sacco di roba da prendere, munizioni, tutto pieno. Tu sia qui per aiutare i Cougars contro Fate, come hai fatto con John Seed. I Cougars. La famiglia Seed è una mela marcia. Merda! Ho sparato pure io, ma cos'è, scemo? No, non spararli. Ah, no, io ho sparato, ma io sparano tutti verso lì, ho sparato io, ho detto merda. Sul lago. Non scenderò nei dettagli, ma ho nascosto la loro chiave. Ecco, la loro chiave nascosto. Le risorse per un po'. Dovrebbe darti abbastanza tempo per impadronirtene. Rimuovi un paletta per cani, va bene. Ah, guarda chi stanno sparando. C'è 41 dollari qua. Andiamo. Pure sparavo Giovanni insieme, ma si è incazzato. Ma loro quando sentono sparare si incazzano. Ho capito. È più intelligente ChatGPT che loro. Dietro al bancone ci sono le munizioni. Dove sono i soldi, hai detto? 40 dollari, la cassa. Ok. 41. A me ne ha dati 41. No, pure a me, 41. Ah, 41, ok. C'è il tetto della casa, non c'è niente? C'è una cassetta. Ah, c'è ancora altre munizioni, Però siamo pieni, credo. Perché se abbiamo già preso... Come hai fatto, Ale? Sei cascato? Eh sì, sono sceso, ma mi sono fatto male. Non ho visto. Che cazzo, cioè? Dove vai? Bello che viene notte. Io mi devo prendere un giubbotto antiproiettile e... che non guasta mai. Jacopo, schiaccia L1 e guarda in basso a destra se c'hai lo scudo azzurro. Io non ne... Hai detto L1? Come fa sparare? Ok, perché sei la guida, scusa.
ha spaccato il parabrezza. Meglio. Ci vedo meglio. Yeah. Però Jacopo, ci arriviamo di notte così. Come si fa ad aspettare il giorno? Perché di notte non c'è la missione? No, però è brutto, si vede poco. No, è bello, si vede bene. Ok. È una notte. Oh, mi è scomparsi due persone all'improvviso davanti. Attento! Stai guidando nella corsia sbagliata. Ecco, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Bello che fai manovra. Bravo. Aspetta, che parcheggio. Direzione della fuga. Guarda che non è SnowRunner. Allora, abbassati. Ci tengo perché. Allora, fammi vedere sulla mappa se posso levare. Cecchino. Ok. Madonna. Ah, aiuto! Madonna. Via, esci dalla strada. Vattene dalla strada. No. Che cazzo. D'accordo. Oh! T'hanno lanciato là! Siamo rinforzi, non mollate! Minchia, allora questo avamposto mi sa che daranno già l'allarme. O no, speriamo di no. Minchia, mi sono venuto anch'io sulle alture. Ho fatto fuori il cecchino sopra il tetto. È rimasto lì. Bravo. Ho fatto fuori uno con lanciarazzi. Oh, mi stanno sparando lanciarazzi. Porca troia. Bello che me lo segnala. Mi sono allontanato in tempo. Uno ne ho fatto fuori. Porca troia. Attenzione. Oramai hanno dato l'allarme. Ma io non lo sento l'allarme. Sto facendo fuori quello. Oramai si vede. Wow, devo scappare. Ma che cazzo me li lancia i. L'ho preso quello che lancia. Hai visto che arrivano? Col cannocchiale individua i nuovi. Ok, è arrivata una pattuglia. Oh cazzo, sono caduto dal dirupo. Merda. Faccio un accerchiamento a sinistra. Madonna, mi stava a far culo. Uomo sulla barca morto.
Porca troia, che sardella che io ho dato. Urca, mi stanno sparando a raffica. Arriva altra gente? Sì. Ho tirato una granata. L'ho presa la nave! Minchia, questo d'assalto, un po' con i cecchini, ma... Minchia, gli ho tirato quattro, credo quattro o tre granate in alto sulla barca che è arrivata. Però mi stanno a far culo. Sto fuggì con la macchina, riscende. No, veramente? Sì, sì, c'ho avuto da fare. Avamposto liberato. Dai. Andiamo a prenderci un po' di munizioni. Ti dà le allucinazioni. Eh? E se la respiri troppo a lungo? No, no, grazie. Ti fotte il cervello. Ho sentito anche di una pattuglia armata sul fiume. Ho una sfida per te, se ti senti. Attenzione. Non fidarti nemmeno dei tuoi stessi occhi. Qua c'era qualcosa, Ale. Non so se era un giubbotto. Aspetta, io sono sul palo del porticciolo. Il molo dove c'è il negozio e sto vendendo gli oggetti. Non c'è niente da vendere. Bel lavoro al porticciolo. Ho una sfida per te. C'è uno che c'è. Va a vedere se c'hai il. Allora, schiaccia L1. L1 in basso a destra c'è la riga della salute verde. Sopra c'è quella del giubbotto blu. Che io sono a zero. Spero solo di non vederti andare a. Non sopporto i fiori bianchi. Neanch'io ce l'ho. Io vedo solo i colpi in basso a destra. C'è una riga verde della salute? No. Come no? Tieni schiacciato L1. C'è solo i 48 colpi e una granata, c'è scritto. Ma sicuro? Non è che hai disabilitato nell'interfaccia... Non c'è. Il raddrizza banane! Hai un ottimo tempismo. Sai pilotarli gli elicotteri? Sì che li sappiamo pilotare gli elicotteri noi. Allora. Vendi oggetti. Vendi scorta. Io me lo compro un giubbotto. Munizioni. No, vabbè. Oggetti. Ah, comprata. La signora mi ha detto: sei capace a usare gli elicotteri? Porca troia. Ci ho il volo nel sangue, io. Direbbe sì. Bud Spencer su film Miami Supercops. Oh, guarda che bella sta macchina qua. Oh, ma lo sai che c'è la signorina al porto, quella con la stella, il rombo quadrato con la stella, che è una sfida. Ha detto se vogliamo fare una sfida. Sfida. Non lo so. Ho un lavoro da veri pescatori per chi ha tempo. Ah, ha detto ho un lavoro da veri pescatori, quindi no, dai. Non andiamo, oggi non andiamo a pescare.
Quale? C'è una mappa, vieni, prenditi. Ma ti pare vero? Quella devo prendo io, guarda. Prendila, prendila. Ah no, le mappe ti ricordi che devo... Ah no, l'hai presa tu. 6 nuove località rivelate. Eh sì, quando troviamo la mappa della zona ti mette sulla mappa tutte le sfide. Guarda, in questo gioco puoi persino creare i livelli. Hai sentito Fate cantare? È così che ti adesca. $50. Bravo Jacopo, sei un segugio. Qua c'è il telefono. Sì, sono io. Ascoltami, ascoltami bene. Già mi sta sul cazzo che il tuo Toy Boy viva nel mio cazzo di porticciolo. Oh, vieni qua, Ale. C'è roba qui sopra, kit medici, chi lo dovete usare. La mia draga preferita. Eccola, adesso l'ho vista l'energia un attimo. Ah, ok. Ma forse perché eri al massimo, non lo so. Boh. Sì, no. Sì, sì. Anch'io, anch'io, giusto. Se schiaccio L1 che sono al massimo, non mi fa vedere niente. Dove, aspetta, dove sei? Sopra? Qua, qua, qua dentro, entra dentro il capannone. Sali sopra. Qui. Non so se li ho usati i kit medici. Vorrei giocare tutto il giorno. Ma no, ma ha preso sì kit medici. No, è vero, non li ho usati i kit medici, cazzo. Me l'ho dimenticato. Sì, stavo a crepare. Vado in questa casa. Non si entra qua. Ma non si entra in questa casa. Ah, qui c'è scritto qualcosa. Caro signore, le scrivo questa lettera per scusarmi, mi aveva schiantato quella sua draga di andare a letto con sua ex moglie. Mi spiace per la draga, non per l'altra cosa. Siamo a posto, vero? Quando Eddie aprirà il nuovo porticciolo avrà smoothies gratis. Smoothie gratis e tutte le vitamine che servono, ok? Ricordi, la rabbia è una scelta, saluti. È quello che fa gli smoothie, quello che abbiamo incontrato prima, che l'abbiamo salvato. Gli ha affondato una draga. Bel lavoro al porticciolo. Ho una sfida per te. Se te la ma è una sfida per me, ha detto se la ma è quella di pesca. È quella signorina qua, dice che c'è una sfida di pesca per noi, ma... Non credo che... Vogliamo fare la fila di pesca? Però, sì, aspetta, volevo vedere la casa là davanti, non ci sono andato. Questa qua su. Non so se ci si può andare. Quella dietro al venditore. Sì, sì. No, ci ho guardato e dentro... Non mi ricordo. No, sono salito sul tetto di quella lì. Ah, questa qua ci dà parla. Ci dà un'altra cosa su. Senti. Molto tempo fa. Aveva un'auto pronta per la fuga e molti rifornimenti. La setta l'ha beccato, ma vale la pena di controllare il garage. Forse ha lasciato qualcosa. Oh wow. No, l'elicottero. Nasconditi prima di tutto. C'è una mitragliatrice fuori dal negozio. Ora esplode, attento. Aiuto! L'hai tirato giù tu, bravo. Wow! Aiuto! Questo qua l'ho ammazzato. Bene. Madonna, guarda com'è finito. Oltretutto, guarda che c'è un barile Danger, questo qua rosso, che poteva anche esplodere. La mia elicotterina Tulip. Il raddrizza banane. Cosa facciamo? La missione quella del... Questa qua della pesca? O... Sei sicuro? Tra poco la tua mamma avrà bisogno di
Ok, leviamo la roba, vediamo cosa ci dice. C'è un pesce albino gigante dalle parti del porticciolo. La gente lo chiama Ragnar il Terribile. Sono Ragnar. Anni che cercano di pescare il vecchio Ragnar, ma è troppo testardo. Spesso nuota dalle parti di quell'isoletta. Farebbe bene al morale delle truppe se qualcuno lo prendesse. Secondo me hai la stoffa per farcela. Ragnar il Terribile, missione secondaria. Del gallo cedrone. Ah, bisogna andare laggiù. Da Ragnar. All'isoletta bisogna andare. Dove c'è però... la scorta da Peppe. Dove? L'isoletta. Ah, ok. E quindi come ci andiamo? Non c'è una barca, non c'è... Barca idrovolanti qui c'è da comprare, però... Ah, giusto, bravo, bravo. Il fornimento del negozio in corso, io lo devo solo acquistare. Barca idrovolanti? No, non acquistarli, che ce ne abbiamo di quelli gratis. Ci abbiamo l'idrovolante. Con cosa... scusa, c'è la stella, sono i preferiti. Poi c'è gli aerei e i motoscafi. Io non li vedo, io posso solo acquistare. Strano, cosa andiamo con un con una motoscafo? No, il motoscafo bisogna acquistarlo, anche io, quello 3600. Ma scusa, cazzo, cioè, compriamocelo, la Salacia R-Hib Z800 con il mitra. Scusa, vaffanculo, offro io. 200 più... Ok, acquistato, offro io. Vai. Dov'è? Ah, ma non me la... Ah, aspetta, devo visualizzarla anche. Questa, adesso l'abbiamo comprata e genera. Dovevo mettermi i calzettoni. Quindi come se pesca il potenziale? Boh, il motoscafo mettilo dove non c'è il molo. Buttalo, ecco, da questa parte qua dietro. Ma c'è un animale sull'isola. All'orso! Okay, un orso c'era. Minchia, c'era un orso sull'isola. Saccheggia. Madonna, ci ammazzava tutte e due, uccideva tutti. Ok, leviamo l'arma. Ah, saccheggiamo. C'è un gatto Ale qui dentro. Qui dentro la tenda. Ma grande. Sì, ma adesso dobbiamo far pescare. Sì. La canna? Sì. Vabbè, io fo da una parte e te da un'altra. Scusa un attimo. Prendi... Ma io ce l'ho già la canna. No, mettiamoceli sul molo, dai. Ah, tu sei lassù, ok. Sai che non mi ricordo come cazzo si fa allora. R2 getta. Allora, ho preso Amplopides rupestris, ma non credo sia quello. Vai, andiamo. Eh no, il pesce albino, dunque. Chissà se il pesce albino si prende con qualche esca o con qualche canna.
particolare, magari non te lo dice. Ok, sei caduto in acqua? No, ah. Okay. Video, ma gettalo fissando per il colbino. Stava per scale. Ecco, l'ha preso qualcosa. Chi per Pia Labino tocca fa come l'altra volta che ci vuole so quanto tempo, dai. Sì. Allora quanto è piccolo questo? Trota Iridea. Questo è duro, eh. Però che tipo di è albino? Come si chiama? Salmone albino, no? Cos'era? No, non mi ricordo cos'era albino. Neanche io mi ricordo il pesce. Minchia, ma non arriva mai più questo qua. Un'altra trotta di ride l'ho preso, dai. No, io ho preso un pesce che mi ha dato il trofeo, perché... Ma non è... Questo è strano, sto coso qua, ma non è bianco. Poi è una bestia, è un mostro, Ragnar. No, Ragnar il terribile. Preso. Sì. Grande. Minchia, per quello era duro. $825. Più 100, $825, sì. No, peccato, lo volevo... Era tipo un pesce spatola. Ah, ok. Niente, niente, sei una leggenda. Vabbè, pensavo ci mettessimo 2 ore a pescare un pesce difficile. Adesso andiamo a portare, allo verde, va. Arriva qua gente, eh? No, sono amici questi qua. Vieni, amico. Amico, ci abbiamo il pesce. Ash. Buono. Dov'è a sinistra, qua? A sinistra. Lì c'è l'aereo. Ah, sì, è. Ma scusa un attimo, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare a portarglielo? Eh sì. Boh. Sei leggenda, non lo vuoi condividere. Allora, cose secondarie. Non so l'accendino, ma non lo so, secondo me... Non so se bisogna dirgli qualcosa, vedi? No. Ci ha dato i soldi, basta. Vendelo. Ah, sì. Hanno provato a far? Cosa ha detto? Del male al mio, non so cosa. Allora, vendi subito, c'ho l'orso nero. Amblopithecus rupestris. Ma sai che l'Amblopithecus rupestris era quello che era in quel laghetto là, che siamo andati a cercare il cartello? E l'abbiamo... Eh sì, grande pesce spatola albino. Madonna, che brutto. Ragnar quindi era un pesce spatola. Ok, bene. Cosa facciamo?
facciamo un'altra cosetta, poi dopo basta. Ok, perfetto, va bene. C'è una sfida, c'era una qua, c'è una... Dove? C'era questa? Questa qui? Ah, sì. Allora, c'era... Grazie, grazie. Anche se le misure non contano. Mi ha detto, hai un bel cannone? Ma cercheremo di tornare alla normalità nei giorni a venire. No, questa qui dice, guarda. Allora, questa qua c'ha la stella, le stelle e la bandiera americana. Questa è incazzata, parla di elicottero. Non mi ricordo più, c'erano sulla mappa. Ecco la Snow. Ho sentito il miagolio. Mi chiamo Jack. Non ti ricordi? E famola, no? E facimola buono. Facciamola buono, eh. Guarda come si incazza sta qua, sì, facciamo questo, andata. Dai. Mi serve il tuo aiuto. Sentiamo, ascolta. Ascolta. Mi piacere di conoscerti. Adelaide, eccola. Grazie per avermi dato una mano a riprendere il mio porticciolo, ma ho un problema, tesoro. Quei merdoni degli Edeniti hanno rubato Tulip, l'elicotterina più agile del mondo. No, dai, Tulip. L'elicotterina la dobbiamo prendere. Sì, sì. Quei cazzetti flosci. I cazzetti flosci. Il raddrizza banane. Legale, legale. La disfunzione erettile l'hanno dipinto di quell'orrendo color maionese degli Edeniti. Pure. Quindi l'unico modo di trovarlo è identificare il pilota. Dovrebbe essere facile. Guarda questo, Ale. Gli altri elicotteri della zona sono pilotati da donne. Volavamo insieme tutti i weekend, ma la nostra amicizia è andata a gambe all'aria. Devo recuperarlo per forza l'elicottero. Si sono unite all'Eden Skate. Quindi non mi interessa se si beccano un proiettile vagante in mezzo alla fronte. Che ne dici, tesoro? Dammi una mano, sì. E io la mia tulipa arriveremo quando e dove avrai bisogno. Oh, mi piace. Bello. Andiamo a recuperarlo. Allora, raggiungi la torre di avvistamento. Raggiungi la torre di avvistamento, il capanno di caccia. Allora, hai capito? Hanno dipinto il suo elicottero del colore come gli altri, quindi non lo riusciamo a distinguere. Però tutti sono guidati da donne, credo, ha detto, è l'unico che non è guidato da donne. Quindi bisogna capire chi è il pilota, per capire poi qual è l'elicottero nostro. Okay. Però vabbè, bene, Far Cry... Ce ne sono tre lì? Dobbiamo andare... Andiamo a prendere l'aereo in mezzo a... Sì. Ci andiamo col motoscafo a prenderlo? Sì, andiamo. È bello che si sente il rumore delle chiavi, poi metti in moto. Allora, 700 metri, ci possiamo arrivare, vediamo un po'. No, vai avanti con il... Segui la costa, vai avanti dritto. Finché non entriamo in una... Ah, ci possiamo andare a piedi? No, vai, no, lontano. Vai ancora dritto, no, non seguire la costa, vai dritto. Ecco, vai di là, vai a destra. Ah, ma tu vuoi prendere già l'elicottero? Ma non serve l'aereo adesso, Jacopo. Guarda, no, sulla mappa. Ma la caccia devo raggiungere. 4:45. Sì, però se noi arriviamo qua, dove ho messo... ma te non lo vedi. Lì, dal ponte, col motoscafo, poi andiamo a piedi lì. Ok, andiamo. Perfetto. Entra lì dentro. Ok. Oh. Ah, un attimo, mi ha fatto un effetto strano. Che c'era la cascata. Riflesso. Sì, ok, possiamo parcheggiarlo qua. La canna. occhi aperti, attenta all'amo negli occhi. Non ci vedo più. Ci sei? Prova il pilota. Ok. Ma c'è gente. Mi sa di sì. Eccoli. Avvistati. Allora, sempre chinati giù, Ce ne sono due.
Allora, uno, gli vogliamo tirare una bomba a quello che c'ha lo scudo? È un corazzato, oh, eh? Elicottero. Abbassati, abbassati vicino agli alberi. Lasciamo... Se c'è una donna al comando, devo andare a vedere. Sì, uccidi, c'è scritto. È quella lì che bisogna seccare. Sì. Quella con lo scudo. Ok. Aspetta, non abbiamo fretta. Io uccido uno qua. Uno, dove? Morto. Okay. Ho ucciso uno lì vicino. Che stava da solo. Sì. Ora uccido. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro. E rimangono in due. Non mi hanno ancora individuato, eh. Sto scappando. Non l'ho fatto io. VIP della setta ucciso, bravissimo, bravissimo. Tesoro, ricordati, devi trovare la mia tulip e c'è un fottuto bastardo ai comandi, non ti distrarre. Salgo sulla casa. Ce n'ho uno scoperto. Cazzo, sei coperto. Gli ha già dato tutto ciò che ho. Oh! Ce la fai? Porca, chi è che mi ha tirato una granata? Un puma! Ci ha dato una mano, lasciamolo stare il puma. Madonna, però me lo vuole far lasciare stare lui. Dov'è il puma? Io l'ho tirata una granata, Ale, ma non l'ho tirata a te. No, no, ho sentito un'esplosione. Dove cazzo è il puma? Cazzo, non so, mi sta a seguire. Ma lo sai che il puma è qua sotto? Guardale qua. Eccolo. Sotto! Eccolo, è fuggito. No, non è fuggito, cazzo, ma vuole far culo. Oh, c'è uno qua dentro. Da liberare. C'è uno dentro sotto di te. Cazzo, l'elicottero prende fuoco. Via, via, Ale, via, via, per prendere lo spostalo. Fiamma ossidrica richiesta, devi ripararlo. Ok. Terra. Mi ha fatto male. Eccolo, libero lui, eh. Grazie per avermi salvato le chiappe. Grazie. Ok. Grazie per avermi salvato le chiappe. Oddio! Ti prego! Aiutatemi. Ma che c'è lì? Che stai a dito? Ma vai, calmati. Arriva gente, lasciamola passare. C'è l'elicottero, Pure. Rimani nascosto e basso. Merda, io sono sotto alla tettoia. Io sono dentro casa. Grazie, okay, Joseph, per avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Ok. Mica paura. Prendi tutto. Paura. Preso io. Già le avrai saccheggiato. Sono passato dal negozio di pesca di Sherry e la donna insisteva perché l'aiutassi a trovare una cassa di whisky. Volevo solo qualcosa per pescare. È l'unico modo per sfamare la mia famiglia ora che la setta ha rubato tutto. Ok, sì, vabbè. Bene, ci ha dato una missione, Sherry Woodhouse. Tutti voi.
vogliono farci fare la missione. Oh, come si guida l'elicottero? Questo non lo dobbiamo portare? Non lo so. Andiamo, non è questo l'elicottero probabilmente. Perché, perché dobbiamo andare verso... è questo? Via via, vattene, vattene. Vai verso gli, altri, verso gli altri punti. Corri, corri, vai avanti. Ma, i punti gialli. Da qualche parte, no? Vai verso i punti gialli della missione. A sinistra, a sinistra. Capito, quelli sono altri elicotteri, Ale. Non lo so. Sì, certo, certo. Questo è uno, vedi sulla sinistra, te non lo vedi che c'è, raggiungi? No, no. Era sì, questo. Sì, lo vedo. Ma allora perché scusa, no? Andiamola a portare a lei. Andiamo al porticciolo. Dimmi dove devo andare. Allora, te lo indico qua, guarda, è qua, il porticciolo. Ce l'hai sulla mappa. Dietro, dietro, dietro. Eccolo là. Minchia, alzati, alzati. Ci abbiamo un elicottero alla tua sinistra. Lo vedo un po' scattoso sto elicottero, che poi ogni tanto fa stack, stack. Non lo prendo. Non lo metto. Non lo so, non lo so, non lo so. Però vabbè, non mi dà l'idea che... qui, dai. Ma parcheggialo... Parcheggio qua di fuori, dai. Qui. Sì. Sì, però mi sa l'idea che la missione è andare in tutti e tre i punti. Certo, certo. Senza portargli, lo dico. Sì, secondo me sì, devi trovare, devi andare, cioè... Vabbè, allora andiamoci con questo. Sì, a questo punto sì. Guarda, sono chiereo degli elicotteri. Guido gli elicotteri, mi chiamo Guido l'elicottero. Guido Cottero. Ma qui allora... certo, in aria serve. Esci fuori dal finestrino e rutti. Madonna, prima che rutto che ho fatto col microfono bellissimo. Che era chiuso. Ma io pensavo che l'avessi fatta apposta, no, nel mix, no, della canzone. Ho detto magari nessuno se ne accorge, no? A vedere se qualcuno... Atterra sì, prima, sì, atterra sì, prima. Sì, 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 giusto, giusto. Sì. A sinistra dalle rocce? Guarda, atterro sopra l'alce. Perfetto. Attento che è un po' in pendenza lì, Qua, 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 qua no. Ci hanno visto? No, no, sparavo io. Cazzo è successo, Ale? Devo recuperare l'elicottero? Mamma mia. No, no, aiuta, aiuta, aiutami! No, la fiamma ossidrica c'avevo invece che il fucile. Porca troia. Ma lo sai che ho... Allora, ascolta questa. Era un ghiottone. Gli ho sparato, ha fatto il fumo verde del Gaudio, è diventato un grizzly. Porca troia. Che mi ha fatto il culo. Sì, ma mi ha buttato a terra. Sicuro del pompa, invece ancora c'ho la fiamma ossidrica. Minchia. Occhio, 185 metri alti. Già qui potremmo vedere qualcosa, Ma un puma! C'è sempre il puma. C'è un puma! È diventato... Andiamocene via da qua. No, volevo vedere se c'erano nemici. Andiamocene via, perché lì appaiono animali, diventano altre cose. Vedi? Allora, lassù c'è uno. Minchia, sento apparire... Ale, uccidi. Anche quella.
Vai, facciamoli fuori di qua, tanto non è un avamposto. No, ci sta sparacorrazzo uno. Bravo. Fatto fuori. Cazzo. Madonna, ti ha preso? Sì. Ma sei a terra? Madonna. Stanno a fa' il culo, fuggo. L'ho presa 3 volte, lei? 4, 5, morta. Morta. Bravo, ottimo fuoco di copertura. Abbiamo ucciso tutti? No, Sembra sì. ancora vivo quello lì. No, è morto. Guarda che qua c'è un alveare, eh. Non l'avevamo notato, ma potevamo usare a nostro vantaggio. A vederlo. Sì, non si vedeva. Qua ci sono un sacco di munizioni, eh. Ah, le note del prepper qua, grandi. Una squadra della Resistenza è partita per stabilire un accampamento a Raptor Peak, ma è da un po' che non ricevo notizie. Spero siano bene. La scalata è pericolosa. Questo deve essere bello, le sentinelle. Voglio vedere dov'è. Raptor's Peak. Ah, è sopra di noi, eh. Madonna, com'è alto questo monte. Che non c'è niente da fare. Ci dobbiamo tornare poi a Ho detto perché sei qui. Raptor's No, ho tirato una granata, fuggi. Peak. No, dov'è? Madonna. Io a PUBG c'ho il dito di Ma ricarica, qui ma qua. R1 frega. Allora, abbiamo ucciso anche la seconda pilota. Dobbiamo Dov'è che sta andare uno? all'altra. Oh, Su c'è di uno che sta sopra. arrivando, Ale, c'è uno che sta arrivando. Direzione ovest. Bravo. Dove stavano le armi qua? Ah. È sopra. Ok, cacchio è sto un mondo? puma. Ho sentito. Sali su, sali su, sali su. Mettiti al riparo. Ho sentito un. Ah, lì ci sono. 2 bisonti e il puma dai bisonti. Ok, abbiamo il puma qua sotto. Ha Guarda avuto come l'elicottero. corre! Ah, c'è uno zaino qui vicino all'elicottero. Ah sì? Dove? Cazzo, sai che non riesco a vedere dove sei? Eccolo qua. Oh, ma stavi partendo senza di me? Ma perché col tasto destro volevo girare la visuale, invece ci guidi l'elicottero. Ok, vai. 1,8 km. Ci stanno avvistando. Ah, c'è un elicottero. Scendo, eh.
No, 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 stai, stai su. Niente, ci hanno abbandonato, li ho colpiti una volta e... No! Ho messo il paracadute, cazzo! Sei sceso? Sì, ho messo la tuta là, sì, sto scemo. Vabbè. Vieni a prendere, va. Ma porca troia, volevo... ho schiacciato un tasto sbagliato. Porca cazzo. No, 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 che punti in giù. Paura. Se no non te vedevo. Già, è vero. Ferro qui, eh. Sei? Sì, però devo passare dalla parte bassa, perché se scendevo dalla collina mi affettavi. Ok, lì, vai, 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 vai. Vai, vai pure. Te puoi sparare dall'elicottero, Ale? Sì, da dietro sì. Ma anche... Mi metto più alto, guarda un po' se gliela fai a sparare alla gente dall'elicottero. Ok, ricordati che devi girarti di lato, eh. Io sono dalla parte opposta a te. Minchia, facciamo una missione dall'elicottero. Adesso guardo con... no, non si è attivato ancora nulla. Devi andare più vicino. No, prova ad abbassarti un po'. Ecco, girati un po' a sinistra. C'è un quadro, c'è un pannello lì sopra. Ora bisogna andare qui. Sì. Ma sai che quella la tulip, vale, l'ho vista. Sì, sì, è vero. È quella a forma di libellula. Qua non c'è scritto un cazzo. Aspetta un secondo che c'è... Hai attivato qualcosa? No, non ho attivato niente. Qua c'è un dei rifornimenti. L'elicottero ideale dal punto localizza l'elicottero ideale dal punto panoramico. L'avevamo visto. L'avevamo visto. Scusa. Ma scusa, ma dove l'hai letto? È in alto a sinistra. Ah, scusa, sì. Noi l'abbiamo già visto, l'avevi già visto te. E adesso? Secondo me è finito fuori dalla portata. Dovevamo localizzarlo quando l'abbiamo visto con gli occhi. Dal punto panoramico, 18 metri, la durata ricorda? Trovi il suo elicottero e delimina i piloti e i traditori. Ok. Niente, dobbiamo... Dobbiamo inseguirlo con l'elicottero adesso. Sei dentro? Madonna, guarda laggiù! C'è un... No, non sono dentro, aspetta. Ok, vai. Visuale libera, ok, adesso ho capito. Allora, l'elicottero di Tulip era qua.
Ma devi andare avanti un po', se, mi sa che se no va individuato. Eccolo, eccolo, eccolo. Qui, è atterrato qui, Ale. Spara. Ops, aspetta. Va bene questa posizione? Sì, fermo. Anche si stanno avvistando. Devo partire, Ale. Devo spostare un po'. Niente, è partito. Chi è partita? Tulip, è partito. La seguiamo. Ricordati che se stai dritto io non posso sparare, devi stare un po' storto, girato a sinistra. Lo so, ma adesso devi inseguire lei. Ci stanno a sparare dall'elicottero. No, sono io che stavo sparando. Girati un po' a sinistra. Girati a sinistra. Dopo io non vedo. Ah no, posso stai fare. Così? Aspetta, oddio, aspetta, no. Aspetta, scusa. Ecco. No, sei troppo verticale, sei troppo verticale. Non vedo l'elicottero. Ah, sta lì, ok. Però stanno a sparare. No, andiamo via. Non va bene come tattica. Portati sulle alture. No, scendiamo qua. Ma così siamo in basso, Jacopo. Siamo sfavorevoli al fuoco nemico. Cazzo! Madonna, sono aggrappato alla vita. Aspettami. Io non posso fare dei. Ok. Allora, mi stanno sparando, eh. Devo ucciderne uno e poi arrivare da te. Cazzo! No, il kit medico. Io sto venendo da te, Vi voglio tutti con gli occhi aperti. Eccoti. Andiamo, vai in una posizione di copertura. Oh! Mi ha ucciso, volevo ucciderlo, aggrappati alla vita. Sono per terra, eh. Perfetto. Ah, eccoli da dietro. Bella esplosione. Che cazzo? Ma dai, ma atterrato! Arrivo. 5, 4, 3, 2, 1. Fa incazzare. Ah, ma io c'ho il super bombardone. Allora, dai, saccheggiamo un po' di roba qua dentro. C'è anche una nota da prepper qua, quindi ne abbiamo un'altra. Non dite che non vi avvertito, la scelta è fuori di testa, ma un piano
di fuga, pronto da anni. Ho messo le mie attrezzature migliori in macchina e adesso mi levo dai coglioni. Non dite che sono egoista. Vi lascio un po' di roba per combattere la mia stessa seconda predefinita, la Midnight Ride. Ci ha lasciato una macchina. Se andiamo lì, troviamo la Midnight Ride. Qua dentro. Peccato che non mi ricordi dov'è la chiave. Da qualche parte nel garage. Vabbè. Come si entra? Guarda, qua c'è. Occorre una scheda. Qua fuori c'è la scheda. Però cazzo, c'è. Trovata? No, dico. Non si ricorda dov'è la scheda, ma cazzo, vuol dire che l'ha lasciata qua vicino o la dovremmo trovare un'altra volta? Trota dorata, apri nella mappa. Ah, qua vicino c'è anche la trota dorata. Va bene. Boh, io do un'occhiata in giro alle macchine. Qui c'è un bottino. Niente. Sopra il tetto non c'è niente. Male. Dove cacchio c'ha ora la scheda? Non abbiamo trovato. Cosa? Stavo pensando, non. Ah, ecco, sono entrato dentro un cassone, qui c'è saccheggia. Niente, solo dei soldi qua dentro. Ma non si potevano aprire con la sbranga certe porte? Quello che chiamo Sidrica, io non la posso aprire. Quella porta lì con la scheda. La puoi aprire? Te c'avevi un'altra abilità per aprire le cose, tipo le casse forti, non mi ricordo cosa. No, però qua mi dice occorre scheda. Che ci sono quattro stelline qua dentro, una, due, tre e anche un quattro stelline mi hai detto? Sì, in bianche vuol dire che c'è della roba là che non riusciamo a raggiungere. Comunque qua c'è scritto. Peccato che non ricordo, là è la chiave, da qualche parte nel garage. Ah, vedi, c'è proprio scritto, da qualche parte nel garage però, eh? Qui allora, dai. Ah, io sono entrato in un cassone. Ma vuol dire che qua non si riesce ad aprire, sto qua? Ah, sul qui, tetto! Qui, Ale, vieni. Dov'è? Ah, bravo. Bravo, Jacopo. Rilascia il freno. Sì. Vai. Però bisogna aprire il cancello. Come cazzo si fa? Ah, c'era l'apertura lì. Può rilasciare solo. Ed
adesso cosa c'è in questa macchina? Adesso entriamo qui e troviamo la... Carina pure questa, eh? Non posso sentire rumore? Sì. Bella. Ok, sono entrato dentro il box, quello chiuso. Merda, c'è un ghiottone di merda! Ma quindi... Minchia, mi ha quasi ucciso. Non c'è un ghiottone. Entri dal box della macchina e poi giri... Ecco, bravo, vieni qua. C'era un ghiottone lì che mi aspettava. Prendi. Origano, ho trovato dell'origano. Dai munizioni. Tutti quanti seguitemi, seguitemi. Dove cazzo è sta chiave, sta scheda? Dai, Ale, trovo la scheda. Whatever is... Grande, anche che ha messo sui Backstreet Boys. Oh, qua ci ho trovato qualcosa, Ale. È la scheda. Ma dov'era? Vieni, vieni, vieni a vedere. Vieni, vieni. Dov'era? Vieni, vieni, vedi dove mi guardo? Nel cesso? Sopra, alza gli occhi. Nell'appendiabiti. No. Del cesso. Ma io non lo vedo l'appendiabiti. No, scusa. Sulla destra, lì, appena entri. Qui. Qui, guarda, sto sparando dov'è. Ah, minchia, appesa lì. Ma cazzo, bravo, bravissimo. Altri... No, perché me l'ha indicato con un cerchiettino bianco. Ma io... Ma che cazzo. In effetti è vero, a volte... Anche lì dentro ci sono dei cerchiettini, quattro cerchi. Boh, che rumore. Vai, qua. Cos'è, una camera? Qui c'è... E andiamo, fuga completata. Dai, direi che per oggi va bene così. Allora, qua c'è... No, ma dobbiamo prendere l'elicottero. Giusto, Pygmalion SSR del 1963, tesoro del Prepper. La missione, prendi $79 qua. Qua ci sono i punti, i tratti, eh. È un sacco di soldi. E tre punti del Prepper. Preso. Mamma mia. Questa la tiriamo fuori, eh? Certo, due sgommate. Aspettami. Che cazzo è? Vai, due testa coda. Madonna. Dai, due cerchi sull'asfalto. Ora esco al volo, continua. Vai. Bello. Adesso rientra al volo. Non gliela fai. È possibile. Grande. Guardate come scomba. Proprio una maricanata, eh. Che truzzi del cacca. Bella questa. E niente, dobbiamo piare l'elicottero e portarlo a posto. Prendete la macchina. Andiamo con la macchina, dai. Però quella più bella, la Camaro. Tesoro, appena hai finito, riportami subito la mia tulip. Ma io quanto... Ma scusa un attimo, non è che io devo fare delle strade incasinate. No, bisogna che vieni qua perché c'è da sparare con questo. Quindi vuol dire che mi sa che ci fanno il culo. Esatto. Sei, Ale, ci sei. Sei. No, ho sbagliato, ferma, torna giù. C'ho sempre sto vizio di ricaricare tenendo schiacciato, invece... Vai.
Stai alto, cerchiamo di non farci sparare adesso a fine missione. Urca il gaudio a sinistra. Sarà quello? No. Forse sì. Ecco. Ammazza la proprietaria. Sto sparando proprio in quella direzione. Lì. No, ho tirato un oggetto. Aia, aia. A terra, a terra. Perché se è un elicottero ci uccide. No, non atterrare, vai, vai. Perché mi sa che non è un elicottero. Quindi possiamo ancora... Bell! Che figata! Una ghetta artificiale. Madonna. Guardo sulla mappa, dov'è? Ricordatelo, eh? Sì, sì. Allora, live a 2:23. Sì, sì, l'ho segnata, l'ho segnata, l'ho segnata. L'ho segnata, ma la prossima volta c'è, no? Rock ha fatto anche uno screenshot, no, non quelli che dice Duma. Fatto, fatto. Screenshot. Terrain, pull up. Terrain. Lo vedi? Io sono appassionato di incidenti aerei. Sì, me l'avevi detto già l'anno scorso, è vero. C'è un canale YouTube, si chiama ET Aviation, che piace, parla, sei un ragazzo che parla di tutti gli incidenti aerei, li analizza. È vero, è vero. Sai che tipo il 90% delle volte è disattenzioni dei piloti, panico dei piloti, errori dei piloti. La macchina poteva benissimo fare. Sono tornati come l'herpes. Spero che tu abbia la mia. Sono lì sotto. Dove? Sparagli, sparagli, le macchine qua fuori. No, non lì. Abbassati un po'. Difficile. Abbassati, abbassati, abbassati. Io mi allontanerei anche un po', però se riesci a sparargli. Bravo. Ce n'è uno sulla prima macchina. Sulla prima macchina in basso ce n'è uno. Si è scaldata la mitragliatrice. Quello è morto. Fai saltare le camionette volendo. Falle esplodere. Che non è stabile l'elicottero. Sì. Bello. Mi sa che non esplodono. Ah sì, mi ha preso fuoco. E una. Vai con la seconda. Andiamocene. Bello, brava. Ah, c'è un altro laggiù. Ok, c'è... Aspetta, aspetta, quello ci penso io, se riesco, con Luzzi. Ecco, fermati.
difficile. Ferro, Sì, sì. Ma dov'è che atterri? È lì, dove c'è segnato a terra. Guarda che si avvicina agli alberi, attento, che si, poi si rovina. Guarda che c'è spara, Neale. Li vedi? Li uscendo immediatamente, ci stanno sparando. Uno l'ho ucciso. Siamo a posto. E quindi? Merda, ora sì che sono su di giri. Merda. Merda, se sono su di giri. Grande. E allora? Parla con Adelaide, se devi parlare. Non pensavo che sarebbero tornati così presto. Corpo di mille polene. Sei arrivato in tempo per polene, la festa. Non lo sapevo. E mi hai pure riportato Tulip, tutta intera. Sono una donna di parola. Quindi, se ti serve una pilota capace di far saltare via la cappella una talpa da 50 piedi di altezza, conta su di me. Chiamami quando vuoi. Una cappella o una talpa? Sì. È facile. E a me piace guardare. Non hai vissuto veramente finché non vedi quel culetto nella posizione del cane? Comunque, grazie di nuovo. Ti devo un favore. No, ci devi dei soldi. Cieli amici completata. Ci devi dei soldi. Missione... Allora, Adelaide Drubman, possiamo aggiungerla ai nostri amici. Cioè, oltre che a chiamare Boomer, adesso... Ah. Sì, riforniamo tutto. Munizioni. Comunque, Ali, qua c'era un giubbetto. Prima, che non so se l'hai preso. Appoggiato no. Sul muro qua era. No, probabilmente vale solo per uno, sai, il giubbetto. Cioè, non è, non lo, è una di quelle cose che secondo me se lo prende uno, non c'è più per l'altro. Allora, vendi oggetti, vendi tutto, 525. Seleziona... Io ho 44.084 soldi. Io? Allora, armi. Munizioni. Compra 220. Io ho 48.044. Vabbè, te hai comprato i mezzi pure. 48.000, perfetto. Hai allora. I mezzi, Vabbè, vabbè. Allora, vendi oggetti. Oggetti. Il... Ah, ce l'ha ancora, vedi il giubbotto. Bello, quindi qua possiamo ordinarci questo elicottero qua quando vogliamo. Puoi elicotteri? Sì, sì, lo possiamo chiamare. Allora, vediamo un attimo. Vediamo quelli che abbiamo. Ci abbiamo elicottero dell'aeronautica. Adesso io lo riparo. Eh no, noi qua... girocottero combat, che sarebbe questo? Però devo comprarlo. Porca merda. Però questo qua invece lo possiamo usare volendo. Sei stato benedetto. Benedetto. Che cazzo è? Ehi, la Resistenza ha recuperato un sacco di nuove attrezzature. Da un'occhiata la prossima volta che capiti nel negozio. Oh. Bene, è stato rifornito di nuove attrezzature, ha detto. Eh no, ho visto una torretta. Allora, munizioni, armi. Vabbè, c'è... Oh, c'è le armi. Guarda questo, il M79 Sharpshooter. Ha visto la guerra, quale? Non lo so. Quella con la moda degli squali dipinti. Precisione 5, danni 9, quasi il massimo. Ali. Ma questo, scusa, lancia i candelotti di esplosivi, le granate, porca troia. Lanciavanghe. Lanciavanghe fantastico. È bellissimo. Io devo iniziare a far fuori gente con altre armi, perché se no non prendo... La Golden Airy, 19-11 estesa. Bello questo, per la fucile precisione. DP2. Vector 45 ACP. Questo è un Vector Ale con le 45 ACP, però. Vector c'ha le 9 mm di solito. Di solito. PUBG, resta in PUBG nella vita reale, boh. Shotgun
Sai che se vado prima o poi qui a Iesi c'è un pulicolo Me l'hai nazionale. detto, sarebbe bello, anche a Ci devo me andare, ci non devo andare, secondo me. dispiace. Cioè, sia te, puoi sparare sia con, però senza ottica, eh. Ho la carabina e con la pistola, meglio. Questo è stato libero. Questo lo voglio però. Ah, pure qui. Oh, guarda l'SA50 Ale. Può appartenere soltanto a una milizia pergolata necessaria per la sicurezza dello stato libero. 7 di precisione, danni 9. Ma scusa, in che categoria sei? In evidenza. Ah, lì io stavo guardando le categorie. E Queste dopo tu le comunque. compri, dopo cosa fai? Se lo perdi, lo perdi? No, no, devi andare da quello che vende le armi e riprendertelo lì nei negozi. Quindi lo compri, poi se lo perdi, Lo trovi arrivederci, lo devi gratis. comprare. No, 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 poi lo trovi sempre gratis. Una volta che l'hai Sì, sbloccato, ce l'hai. lo voglio. L'SA50. Io che... Scusa, Vediamo quello lì qual è che uso dal cecchino, che l'SA50. arma è? Quello che usiamo dal cecchino, che arma è? Non è che quello è l'SA50? Aspetta, quello che usiamo noi. Sì, è le... no, è l'MBP50. No, esatto, l'SA50 Simile. è diverso, è diverso. Però scusa, quanto fa di danni? Aspetta, tu rimani sull'SA50, io vado un attimo Non me sul lo nostro dice qui quanto ne cecchino. fa. No, no, scusa, vai Sul sull'SA50. negozio devo andare. Sì, beh, torna sul negozio. Allora, ecco, io SA50 sono lì. Te vai sull'SBP. Io vado su. Dove cazzo è? Io sono l'MBP50. No, vabbè, scusa, Questo qua è il top. E c'ha precisione 10, danni 9, gittata 10. È E qual è? quello che usiamo a Blood Quello che usiamo Dragon. noi. Eh sì. Poi Ok. cadenza di fuoco 3, maneggevolezza 2. Ok, c'ha meno cadenza di fuoco. Vabbè, però. E meno maneggevolezza. Però vabbè, dai, va bene quello. E allora io l'M79 Shark, però 9 di danni. Niente, allora non più niente. Oh, c'è la D50, quindi cos'è? La Desert Eagle c'ha sempre 9 di danni come pistola. Madonna, pazzesca. Io devo andare a vedere. Sai, uguale. Vector.45 ACP. Sente che descrizione. Questo mitra ha un'altissima cadenza di fuoco. Brucia munizioni più velocemente di un millennial che scorre una bacheca. Cazzo, allora. Vabbè. Ma buono. Allora, qua Facciamolo buono. entriamo, io entro dentro la casa, ma tanto qua dovremmo essere al riparo, Entriamo dentro il garage. no? Ma il garage si Sì, possono. perché Ma guarda, c'è lo scemo che fa yoga. Sì, facciamo io. Oh, ma che cazzo fanno tutti qua? Vabbè, io vado sopra le scatole. No, vabbè, va Facciamoci un bene. tete-a-tete. Un Bene, Ale, secondo te chi è tete-a-tete. famoso? Farge? Faggino? Faggino? Aspetta, aspetta, che cazzo fa sta gente qua? Ah, c'è l'elicottero. Vediamo un secondo. Vabbè, lasciamolo Andiamo andare andare via. intanto Dove a sei? Dove sei? Shadow Dove sei? Ah, lassù. Moon. Niente, chiudiamo. Le MT3B uccidono centinaia di animali tutti gli anni. C'è Spinning. l'elicottero, Circo lascialo andare via, Mustang non Evening. ci interessa. Oh, ciao Dodi, buonasera. Sei A tornato a Roma? Dodi. Ah, Dodi. Ahia, Salutiamo Doddy. porca zoccola. Scusa, Vogliono Dodi, ma ci uccidere i ho fatto nostri male. crew. Dobbiamo Che fermarli. facciamo dopo, Devi Ale? PUBG? aiutarli. Mi Ah prenderò. beh, Sì, sì, scusa. volentieri, se parti col bot. Sei Vai, allora io chiudo, eh. fusa, Dodi. Vorrei che Adelaide Noi si siamo accorgesse di freschi me. freschi invece, perché quando siamo qui... Jacopo, ci Allora lascio. vediamo fra 5 minuti? Giusto Sì, bere sì. qualcosa e facciamo Sì. partire PUBG. Ok. Va bene, va bene. Mi serve un'auto Ciao. migliore. Ciao. Allora, Switcher, Far Cry 5, opzioni, chiudi gioco. Scusa, Allora, però Dodi. c'è sto cazzo di elicottero, no? Allora, Dodi, se te giochi,
Ah, Spiro, capito? Te mi ispiri perché a me piace. Io, che pensi? Io ci ho giocato, mi sembra, quello lì era su PlayStation 1 e poi dopo su PlayStation, non so se era anche su PlayStation 2 il terzo capitolo, perché io ho giocato, mi sembra, solo al primo e al secondo, ma il primo mi ha divertito tantissimo, tanto che vedendoti giocare a quello, te pensi, mi hai fatto venire in mente anche ai tempi che giocavo a Super Mario Bros. E mi sa che c'ho voglia di comprarmi la Nintendo Switch per giocare a Super Mario Bros. Perché so che poi dopo con la Nintendo Switch, ora che te sei giovane, Super Mario Bros., quello che giocavo io, sei giovane, sicuramente molto più giovane di me. Te ne sai, Super Mario Bros. Classici, non l'hai visti mai. O Non li avrà forse. visti, no, magari non sa neanche cos'è Super Mario No, vabbè, Bros. Super Mario, Super Mario sì, infatti. però Super Mario. il Adesso resto va, no. c'è Super Mario Wonder, mi sembra l'ultimo uscito.